terza edizione è stato inventato nel 2004. Quella che segue è una delle sue ultime interviste. Sono nato in un quartiere popolare di Firenze. Mio padre era un comunista, partigiano, ex partigiano. Mia madre era una cattolicissima. Al tempo delle elezioni mio padre diceva a mia madre, dai qualche voto. Il voto è segreto, diceva lei. E uno votava il Partito Comunista e l'altro votava Democrazia Cristiana. Credo che debbo molto a loro, forse anche un senso di tolleranza. E questa cosa profonda, forse, che poi in Asia mi è venuta così naturale, di vedere la vita come il bello della vita nella sua diversità e vedere la vera essenza della vita nell'armonia degli opposti. Mi è venuto un modo di vedere le cose, ma anche forse una loro drittezza morale che mi hanno tramandato, no? Sembra questo senso di che cosa è giusto e cosa non è giusto, e non in base ad un criterio, lui è comunista, lei è cattolica, perché secondo me, e questo è il punto che cerco anche di fare in questi tempi, nel fondo del cuore di tutti c'è chiaro cosa è giusto e cosa non è giusto, cos'è il bene e cos'è il male, cos'è che dobbiamo fare, e non secondo una regola di un partito o di una religione, ma del cuore che è uguale per tutti, no? E così i miei genitori fecero dei grandi sacrifici. È una cosa che amo raccontare. Mi comprarono i primi pantaloni lunghi a rate. Avevo dei peli sulle gambe lunghi così, dovevo andare al ginnasio. E loro mi comprarono i pantaloni lunghi a rate, qualcosa che oggi è inconcepibile. Allora, ho studiato, ero bravo, ho fatto il liceo. Alla fine del liceo non avrei potuto continuare a studiare perché bisognava guadagnare. Ma vinsi una stupenda borsa di studio e entrai in normale, la scuola normale di Pisa. Mi sono laureato con 110 e lode, ero già innamorato di questa donna che ancora oggi è mia moglie, dopo 42 anni, io non sono un grande consumista, non consumo nemmeno le mogli, sono sempre la stessa, stupenda, siamo cresciuti assieme. Di nuovo, vedete, quelle due cose, no, che stanno insieme, diverse, molto diverse, ma che assieme possono creare un'armonia e crescere. Al giornalismo sono arrivato tardi, ci sono arrivato che avevo già 30 anni, proprio perché volevo rifarmi del tempo perso, mi sono dato qualche marcia in più, io già parlavo il francese, il tedesco, l'inglese, il portoghese e ho voluto aggiungere una lingua che mi stava a cuore, che era il cinese, ho imparato il cinese in America e poi siamo andati a vivere in Asia e tutta la mia vita ormai l'ho passata in Asia, 30 anni l'ho passata in Asia a fare il giornalista di guerra e di disastri. Io non sono un giornalista italiano, io per 30 anni sono stato un giornalista tedesco. In Italia nessuno mi dava un lavoro. E li ho visti tutti, Tutti mi hanno detto, ah caro Terzani, bravo, sei cinese, vai, vai. Nessuno mi ha offerto un lavoro. Poi siccome parlavo tedesco, inglese, francese, ho fatto il giro di tutta l'Europa. Sono andato da tutti i giornali. E ad Amburgo mi hanno detto, ah Tiziano Terzani, suonava un nome strano come Ivan Ivanovic, non lo so. Mi hanno dato il primo contratto. Sono andato in India. Per mia scelta, di solito i giornalisti cominciano come stringer in India, poi se sono bravi vanno a Washington. Io ho fatto il contrario, sono finito in India, perché secondo me l'India è l'origine di tutto, è il punto di partenza di tutto. A un certo momento mi sono reso conto che non conoscevo l'India, a forza di parlare con i ministri, i direttori dei dipartimenti, non conoscevo l'India. E una parte dell'India che mi interessava soprattutto la sua spiritualità. L'India è ancora un paese in cui il divino è nella quotidianità della gente. Nei gesti, gli indiani si salutano così dicendo Namaste, che vuol dire saluto la divinità che è dentro di te. Diverso, no? E mi incuriosiva e mi rendevo conto che non avevo capito niente perché non me ne ero occupato. Allora un giorno ho preso i voti, sono entrato in un ashram e ho fatto la pratica di un indiano cantando gli inni vedici, pulendo le statue al mattino alle 5. E per 3 mesi mi sono comportato come un indiano e ho imparato tanto. Lei guarda la mia barba. È un camuffamento. Tutta la vita ho cercato di capire l'altro, chi sono gli altri. E il nostro essere occidentale ci divide dall'altro.
e c'è una distanza, no? Che io ho sempre sentito di dover colmare. Allora, l'unico modo per colmarla mi pare una forma di camaleontismo, come un camaleonte che diventa del colore della terra, della sabbia, se è sulla sabbia, verde come una foglia, se è sulla foglia. Io ho sempre cercato, per capire l'altro, di diventare un po' più come lui. Penso, in Cina parlavo cinese, mi vestivo da cinese, mandavo i figli alla scuola cinese, ci muovevamo in bicicletta come i cinesi, cioè, ma che i cinesi hanno detto, oh, chi sei? Perché italiano, lavoravo per i tedeschi, avevo imparato il cinese in America, ho detto, ma questo è una spia. E mi hanno arrestato, interrogato per un mese, poi espulso. Questa barba mi è stata di grande utilità a Capua, perché questa barba è molto musulmana anche. E allora una sera che tornavo verso il mio albergo, è un uomo di buio prima del coprifuoco, è uscito con un Kalashnikov davanti alla macchina, si parla. Io ho aperto la finestra e facendo l'unica cosa che ho insegnato anche ai miei figli, che è la storia del mio essere non stato fucilato dai Khmer Rossi quando fui catturato. Se uno ti punta il fucile in faccia e sorridi, allora a questo punto io ho aperto la finestra e quello ha fatto, musulmano? E ho detto, così, siamo partiti. Dopo 30 anni di ingiustizie, di guerre che non finiscono mai, di assassini che diventano grandi personaggi che bisogna chiamare eccellenze, di crimini non puniti, vera che sono depressione, lo trovo un diritto a essere depresso. Sono andato dallo psichiatra e mi ha dato il Prozac, ho detto no, il Prozac non lo prendo, faccio un'altra cosa, io ho scritto un libro e mi è passata la depressione. Ma questo che voglio dire è che tutta la mia vita ho visto rivoluzioni fallite. L'Unione Sovietica, i massacri di quel regime, in nome di un sogno, un grande sogno, orribile, un incubo. La Cina, ci sono andato, ho studiato il cinese, pensavo che la Cina era un interessante esperimento, un incubo, massacri. E tutta la rivoluzione vietnamita, la rivoluzione cambogiana, sempre queste rivoluzioni fatte fuori, con grandi massacri, risultato una grande povertà, sia materiale che spirituale. Allora forse è il momento di pensare che la sola rivoluzione che è possibile fare è quella dentro di noi, cominciare da noi. Mi è venuta questa idea che dopo 30 anni di aver viaggiato fuori, dovevo provare a fare un altro tipo di viaggio, forse più dentro di me, e a cercare una realtà che non fosse quella dei fatti. E così, per caso, sono finito in cima a una montagna splendida, che è dinanzi alla più grande montagna dell'India, c'ho una piccola baita, non ho telefono, meraviglioso, non ho luce, non ho acqua, non ho alcun contatto col mondo, vivo col ritmo delle giornate, della natura, mi alzo col sole, vado a letto 2 giorni dopo il sole, perché devo leggo al lume di una lampada di petrolio, e ho riscoperto una cosa stupenda che suggerisco a tutti di scoprire, la natura. Io vivo in questa montagna che è molto bella, vivo dopo una foresta per un tempo, che sono giganti, che ora di questa stagione si riempiono i petali rossi, stupendo, arrivano eserciti di langurie, le scimmie che mangiano il miele che c'è dentro, e allora mangiando questi petali cadono, e la foresta diventa tutto un tappeto rosso. E ci sono momenti, devo dire, mi pare di essere proprio un mistico, ho dei momenti di estasi nella natura.